Buongiorno gente, oggi sono davvero entusiasta perché è arrivato finalmente il momento di riordinare la cucina. Questa cosa mi entusiasma per due motivi. Il primo è perché riordinare cose mi mette davvero calma e pace con me stessa perché mi dà la possibilità di riflettere su tutta la mia vita. E due, perché la cucina è la prima stanza in cui entro ogni mattina e avere un ambiente ordinato, pulito e funzionale è la ricetta migliore per iniziare al meglio la giornata. Ora, il fatto è che questo ambiente è pulito, ordinato solo l'apparenza perché dentro agli armadi è scoppiata una bomba, ma la cosa più problematica in questo momento è davvero la funzionalità, perché ci sono tante cose e sistemate senza una logica. Quindi l'obiettivo di questa giornata è riportare la funzionalità in cucina, l'ordine e far sì che io non abbia più l'ansia di aprire un'anta. Giusto per darvi un'idea, questa è la dispensa e qui sarò sincera, c'è stato già un tentativo di riordinare il tutto perché prima c'erano piatti, cose, pentole mischiate insieme al cibo e non era una cosa ottima. Là in alto ci sono cose che forse non dovrei tenere là. Per darvi un'idea migliore, ho aperto tutte le ante che vanno riordinate e ho un po' di roba da fare, diciamo così. Qua non si vede l'ultima, che è un po' un mix di tutto e puntualmente diventa un casino. Qua sta per esplodere. Là sopra ci sono cose a caso, anche là. Poi qua ci sono tutti i contenitori che, guardate in che stato sono messi e non va assolutamente bene. E poi l'ultimo è questo e soprattutto il fatto di avere i bicchieri là, mi sono resa conto che ultimamente non è un'ottima idea, quindi anche quelli dovranno avere un posticino un pochino più raggiungibile. Come prima cosa non sono già andata a comprare contenitori, robe varie per sistemare meglio le cose, anche perché qua ne ho alcuni e sono certa che da qualche parte dentro gli armadi ho altre cose, tipo anche qua, e quindi voglio prima tirare fuori tutto quanto e capire cosa c'è, cosa non c'è, cosa va sistemato meglio e soprattutto come sistemare meglio tutto quanto. Quindi vorrei idealmente utilizzare le ante più in alto per metterci le cose che servono meno, mentre quelle un pochino più raggiungibili per cose che uso davvero quotidianamente. Per cui, senza girarci troppo intorno, cominciamo a tirare fuori il tutto. Spero di non far esplodere la cucina, anche perché tra poco si deve mangiare. E quindi partirò dalle ante più in alto, tirerò fuori le cose da lì e cercherò di capire che cosa può essere riutilizzato e che cosa può essere invece spostato in quelle zone lì, giusto per non avere cose in mezzo tra i piedi tutte le volte. Sull'andamento della situazione. Allora, le cose stanno andando abbastanza bene, infatti sono riuscita a sistemare questa parte qui dove ho inserito tutti i mini elettrodomestici, accessori per quando preparo torte, biscotti, eccetera, e qualche pirofila in vetro. Poi qui sotto ho tutti i contenitori in plastica, questo in realtà lo uso per cucinare cose a vapore e microonde, però tutti gli altri sono contenitori in plastica perché questi non sono mai abbastanza. Qua invece sono riuscita a mettere tutti i bicchieri extra, quindi bicchieri in più che non utilizziamo normalmente,
E qui sotto le tazze e i piatti extra, quindi tutte cose in più per quando abbiamo gente a cena o a pranzo e la moka che noi non utilizziamo perché noi utilizziamo la macchina da caffè americano. Poi altre cose che sono riuscita a sistemare è quest'anta qui dove sono rimaste più o meno le stesse cose. Ma ho tirato giù i piatti perché erano secondo me un po' troppo pesanti da tenere qua sopra e qui ci ho lasciato proprio i pezzi in più che non utilizziamo mai. Mentre qua sopra ho nascosto tutte le cose che proprio non servono, ma in questo istante non posso farci nulla e quindi devono un attimo stare lì perché arriverà anche il loro momento. Un'altra cosa che sono riuscita a sistemare è quella parte lì sopra, quella scatola con padelle, una batteria nuova che non utilizziamo perché ne abbiamo ancora tante altre buone e quindi quella la conserviamo per quando le altre dovranno essere cambiate, ma quella lì era lì sotto, infatti mi occupava troppo spazio e qua dentro non mi ci stava mai l'acqua. E quindi adesso ho fatto spazio per l'acqua e poi per le patate, la cipolla che metterò un pochino meglio. E qui dovrò probabilmente, anzi sicuramente, comprare delle cose per rialzare le cose che stanno più in fondo, perché altrimenti finiscono nascoste dietro e non sono assolutamente raggiungibili. Qua invece ci sono tutti i barattoli che sono riuscita a tirare fuori dai vari armadi e questi sono il motivo per cui ho voluto riorganizzare tutto il resto prima di sistemare la dispensa, perché l'idea è di utilizzare il più possibile barattoli, barattolini, scatole per organizzare tutti i vari alimenti che ho qua dentro e quindi le farine, tutti gli ingredienti che uso per cucinare o per preparare cose speciali e le varie cose, giusto per eliminare un po' di scatolame, sacchettini vari e rendere il tutto un pochino più ordinato e un pochino più aesthetic, perché vogliamo avere anche qualcosa di bello da vedere quando si apre questo armadio. Anche perché se le cose non ti piacciono alla vista è difficile che le prendi per mangiarle. Ora però devo chiudere perché si è fatto tardi e devo andare e quando ci rivedremo avrò comprato tutte le cose necessarie per sistemare questo. Eccomi di nuovo qua in questi pochi secondi per voi e una settimana per me. Sono andata a comprare le ultime cose che mi mancavano e ho preso dei barattoli in vetro simili a quelli che avevo già all'IKEA e poi ho preso un cestino in vimini e qualche altro contenitore in vetro che vedrò se utilizzerò per sistemare le cose negli armadi, non lo so ancora. Poi ho preso in realtà anche un ripiano per sistemare un pochino meglio le cose nell'armadio. Ho lavato tutti i barattoli, sia quelli nuovi che quelli che avevo già, perché erano pieni di polvere. E poi adesso non mi rimane che mettere tutto quanto al suo posto e ho preso anche delle etichette da casa sulle quali scriverò a penna che cosa ci metto dentro il barattolo e a matita la data di scadenza, perché così non devo cambiare tutte le volte l'etichetta, ma basta semplicemente cancellare la vecchia data di scadenza e aggiornarla con quella nuova. Ora io mi do da fare perché sennò questo disastro non finirà mai.
sistemare la cucina e faccio fatica a crederci anch'io perché era un'impresa quasi impossibile, ma ci sono riuscita. Ora è tutto in ordine, ogni cosa è al suo posto e io sono davvero felicissima perché avere le cose in ordine mi mette tranquillità. E vi voglio far vedere tutto quello che sono riuscita a sistemare e come l'ho sistemato alla fine. L'obiettivo principale era quello di liberare quella parte lì e direi che ci sono riuscita. E poi anche questo armadio qui. Il risultato mi piace davvero tantissimo. Là sopra ho messo tutte le cose che devono essere anche meno raggiungibili, per cui abbiamo un po' di patatine per quando viene a trovarci qualcuno. E qualche cosa dolce, della cioccolata calda, una torta e dei cioccolatini. Poi qui invece c'è il latte per la colazione, il caffè, la marmellata, le fette biscottate e qui ci sono degli snack e del cioccolato e poi altre cose che servono per la colazione. Qui sotto invece c'è tutta la pasta e quindi c'è sia integrale che non. Così come pasta di lenticchie e qualche cosa in più da mangiare, quindi le gallette che ho messo dentro questo barattolo qui e sono davvero belle da vedere, e poi qualche cosina in più per preparare la pasta o da sgranocchiare mentre la pasta si cucina. Poi, come vi dicevo, ho scritto qui sopra quello che c'è dentro. Quanto tempo richiede per la cottura e la data di scadenza a matita. Poi ci ho messo dei libri di ricette e il risultato mi piace davvero tantissimo perché è molto bello da vedere. E poi qui sotto ho messo tutte le cose che uso per preparare cose un pochino più speciali, quindi torte o altre cose da forno, per cui ho tutte le farine, l'olio di cocco, il pan grattato, sciroppo e aceto. Poi qui ho altre farine e anche su questo ho scritto il contenuto e la data di scadenza, mentre qua dentro ci ho messo altre cosine che uso per preparare torte, ma che non sono necessarie in altre occasioni, quindi stanno bene lì. Questi barattoli qui non sono nel cesto a caso perché l'obiettivo è quello di prendere tutto il cesto e di portarmelo là, perché qui dentro ci sono tutti gli ingredienti di base per preparare il quinoa porridge. La ricetta l'ho già filmata dentro il mio video della morning routine, quindi la trovate lì. Poi lì ci sono cose che non è che usiamo molto spesso e quello io sicuramente non lo mangio, ma sono rimaste dal Natale e prima o poi verranno mangiate. Mentre qui sotto ci ho messo tutta l'acqua e c'è altro spazio per l'acqua perché noi ne beviamo davvero tanta. Mentre qui sono riuscita a mettere le patate e le cipolle ed è davvero bello vederle qui perché questa era una di quelle cose che non sapevo mai dove mettere. E lì ci sono invece altre cosine che noi solitamente non mangiamo e non beviamo, ma servono quando viene qualcuno a trovarci. Questo è il risultato finale e io sono davvero felicissima. Non so se riuscite a capirmi, ma chi è fissato con l'organizzazione capirà. Qui c'è la frutta secca, qui ci sono gli spaghetti perché mi sono dimenticata di comprare il barattolo e non appena riuscirò ad andare lì che lo comprerò. E qui invece c'è il pane per la colazione, altre gallette. E qui le conserve. Sul tavolo non c'è più niente se non quei due cosini. È un po' vuoto, un po' brutta da vedere, ma l'obiettivo è sicuramente quello di trovare qualche cosa di bello da mettere sul muro, sul tavolo come decorazioni. Qui sono felicissima di aver liberato tutto quanto. Ho tutto questo spazio per sbizzarrirmi il più possibile mentre cucino. Lì ho creato un angolino carino da vedere mentre cucino. Lì c'è la frutta e il bilancino. Poi qui invece c'è l'area caffè, toast e frullati. Tra l'altro questa settimana ci si è anche rotta la macchina del caffè,
e ovviamente l'ho scoperta una mattina ed è stata una tragedia. Questa è quella nuova e completa alla perfezione quest'angolino. L'ultimissima cosa è questa. Qui era già abbastanza ordinato e abbiamo risistemato tutto quanto. Qua sono riuscita a sistemare a metà perché alcuni dei barattolini delle spezie non riesco ad aprirli, per cui devo aspettare di finirli per poi comprare le spezie tipo in questi barattolini qua o in sacchettini per poter riempire questi barattoli per spezie che mi sono avanzati e che ho messo da parte per quando avrò le cose da mettere dentro. E anche questo cassetto ora è molto ordinato, anche se non sembra, perché ovviamente avere barattoli di diverse dimensioni fa sembrare tutto un po' in disordine. Qui sono riuscita a riciclare questo contenitore qua in legno per metterci dentro tutte le mollette e per dare una sensazione di ordine migliore qui dentro. E poi l'ultimo cassetto è questo, e anche qui sono riuscita a riciclare un altro contenitore in legno per mettere tutte le borse per la spesa, qualche sacchettino per accessori vari e poi questa per tenere tutte le pile dentro o lampadine avanzate. Quindi anche questo cassetto è molto ordinato in questo momento. Bene, direi che il risultato ottenuto è quello desiderato. Sono davvero felice di aver sistemato finalmente la cucina. Ci sono ancora parecchie cose da fare, ma come sempre, una cosa alla volta si arriva davvero lontani. Io chiudo questo video, spero davvero di avervi dato qualche spunto utile per organizzare la vostra casa o la vostra cucina. Se così è, lasciatemi un like perché questo aiuterà il mio canale a crescere. Io, come sempre, vi mando un abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!